Fabio Di Mauro, dove stiamo andando? Milano Marittimo. E cosa stiamo andando a fare? Alla Fondazione del Carlino d'Oro. Come hai valutato questa conclusione di stagione? Si è conclusa bene. Basta, non c'è niente da dire. Un uomo, un calciatore, Fabio Di Mauro. The Dangerous. Allora ragazzi, scriveteci nei commenti se Fabio vi sembra A un leprotto, B una tartaruga, C un gatto, D un ghepardo. Due, tre brufoli enormi. Sembra un unicorno questo ragazzo. Tricorno. Un tricorno. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. Oggi la production passerà a Fabio Di Mauro. Sarà lui il responsabile delle riprese. Riprendo quelli famosi. Ma in che regione siamo? Lombardia. Francesco, il fratello di Fabio, vediamo le dediche e gli autografi. Francesco con affetto di Francesco. Il nano malefico. Qualcuno ti ha chiesto la foto? Chi? Valdifiori. Di Mao. Seguo su YouTube. In a phone and made a stance and the right. Non essere riconosciuti da qualcuno. Bello, però poi può essere brutto. Non hai capito? In che regione siamo? In che regione siamo? Non so se siamo in Veneto, Lombardia o Emilia Romagna. Sondaggio. Allora per i 16.000 iscritti vi chiedo uno qualsiasi. Dove si trova Milano Marittima? Da quando? In Veneto, Lombardia o Emilia Romagna. Per i tuoi 16.000. Uno qualsiasi? Sì, che non sia un parente. No. Tu non lo sai. È una cosa che devi fare per i tuoi iscritti. Ma no, la devo fare per me perché non lo so. Che ignorante. Cerco, sì. Cerco su internet. Devi chiedere a qualcuno. C'è di quella tipa lì dietro col rosso. Gli chiedi il numero. Tu lo dovresti. È più grande. Avrà la tua età. No, infatti. No. Quindi tu puoi. Poi vado in galera, eh. No, non è vero. Come si chiama questa fotografia? Hashtag quanti like. Ragazzi, noi vi ringraziamo per il bellissimo traguardo dei 16.000 iscritti. Io sono il videomaker, ovvero colui che è dietro quest'uomo qui, uomo, questo bimbo, che ha dei problemi di personalità a tratti. È timido, vedete come si immobilizza quando guarda la telecamera, come se diventasse un... Quali sono gli animali che rimangono immobili davanti alla telecamera? Iguana. Iguana, sembra un'iguana questo ragazzo qui. Fabio Iguana Di Mauro. Non metterla questa parte. La mettiamo? Uno sguardo sexy per la telecamera. Sexy, detto. Sembra un cerbiatto. E cosa devo fare? Ci ha guardato male mezza Milano Marittima. No. Come no? Sì, si sono girati tutti. Si è girato anche la Padula. Da notare come Fabio Di Mauro mi copia le collane. Questa è la mia e guardate cosa ha fatto, lui che non si mette mai le collane. Questa è proprio mancanza di personalità e di stile. Non me sa prima io. Quindi lasciate un dislike per Fabio Di Mauro che mi copia le collane. Se non volete più farmi andare a lavorare, iscrivetevi al canale. Fabio viene soprannominato da alcuni suoi amici il Papu. Quindi ora ci farà una Papu Dance. Come il Papu. Lasciate un dislike per la Papu Dance imbarazzante di Fabio Di Mauro. Vado a fare le foto. Si può fare un autografo da Papu? Grazie. È una scarica. Però con gli altri non è una scarica. Fabio snobba così il fratello. Che cosa farà questo giocatore? È vero che la vorrebbero nei prossimi campionati di NBA? Non è vero, lo sappiamo tutti che Fabio Di Mauro, dopo aver visto quella ragazza da dietro, ha detto vado a giocare a pallavolo. Fabio Di Mauro andrà sul palco, oltre che con gli unicorni, anche con un orecchino, così sembra serio. Cioè, ma che figata, beh, sembra che è l'orecchino. Sembra che è un neo.
Bene signori, buonasera, passiamo alla musica, alziamo le luci, concentriamoci su di noi. Siamo qui per la 13ª edizione del Carrino d'Oro, una manifestazione di grande successo. Siamo arrivati con l'edizione numero 13 e sono 124.000 taglianti. Ecco Mario, un tuo saluto prima di fare parlare il vice direttore del Resto del Carrino, Beppe Buoni, che è qui con noi. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti ancora a Milano Marittima. Un ringraziamento particolare va a tutti i ragazzi che ci hanno premiati questa sera e ai campioni già affermati, ai giornalisti, agli allenatori che sono qui con noi e hanno voluto dare il loro contributo con la loro presenza. E non c'è solo il numero uno, ma c'è anche il numero 10, 20, 30. E i genitori bisognerebbe che imparassero anche questo. Ci vuole una volontà, una passione incredibile. Abbiamo visto dei ragazzi che non avevano le qualità di altri, sono riusciti per la loro forza, l'orgoglio e per la lotta. Io avevo un certo Mingazzini, Nicola, che ha giocato anche in Serie A, lavorava qui con me e non trovava il procuratore neanche in Serie C. Diceva: non può andare da nessuna parte. Lui ha detto: io vado in Serie A. E lui è andato in Serie A. Quindi dovete avere una gran passione, che se uno nella sua squadra non è il primo, non è quello, ma ce la mette tutta, può arrivare veramente anche in Serie A. Grazie Mario, sei stato esemplare. Il Carrino d'Oro è la consapevolezza di poter fare da ponte tra i ragazzi delle giovanili e quei giocatori che vedono sul giornale, in televisione tutti i giorni, sognando di diventare come loro. La cosa bella di una serata come questa è che davvero tutti i campioni che vengono a premiare questi ragazzi dimostrano di essere persone alla mano e non idoli lontani e irraggiungibili. Siamo sul palco, Giancarlo Marocchi. Io mi sono divertito anche per 4 anni a fare il responsabile del settore giovanile del Bologna. E dice là dentro, qualsiasi livello, è importante continuare a fare questo sport di squadra. E cerchino di resistere ai genitori che se ne domandano sempre di studiare, di trovare il modo comunque di continuare a giocare. Bruno Longhi. Il calcio italiano sta producendo tantissimi giovani, tantissimi talenti, c'è una sorta di controtendenza rispetto al passato e ovviamente se i piccoli cominciano già ad affermarsi da piccoli vuol dire che quando saranno grandi saranno ancora più grandi. Gianluca Lapadula. Campione già affermato. Milan che ha tanta voglia di ripartire e di andare ancora più in alto proprio come te. Sì, è stata una stagione importante perché sono tornato in Europa dopo tanto. E poi nel tuo spirito si riconoscono molto bene questi giovani che hanno voglia di salire e di crescere. È stata l'arma in prima della mia carriera, quella di crederci sempre, ma sono portato anche quest'anno. Federico Di Francesco, un applauso. Comunque penso solo a giocare, comunque penso a divertirmi, a fare le cose fatte bene. Mi fa piacere che qualcuno mi stimi. Amo quello che faccio e spero di trasmetterlo anche ai più piccoli. E Mirko Valdifiore. Cerco di giocare con la testa, sui tempi. Sono contento di essere a Torino, grande società, dopo un'annata sfortunata a Napoli. Votazione via web. Da qualche anno ormai facciamo votare anche gli internauti, diciamo, per ogni categoria. I diplomi, le pergamene per i ragazzi che sono stati premiati attraverso il web. Fabio Di Mauro. Non è per l'unico che fai a divertirti. Io credo che il talento sia importante quando gioca con, per la squadra, altrimenti va contro la squadra. Sarebbe come il grande tenore che mettesse a cantare volare. Presidente Walter Mattioli, Simone Colombarini, che è il padron, e il direttore sportivo Davide Bagnati. Un grande merito, solo hanno vinto, ma hanno vinto non spendendo soldi. Vuol dire che ci sono delle grandi idee, e quando ci sono delle grandi idee vuol dire che ci sono delle grandi idee. La Serie A che mancava dal 49, quindi è un risultato eccezionale per quanto riguarda Ferrara, ed è un sogno che abbiamo realizzato insieme a tutti i nostri tifosi. È un onore essere qui questa sera in mezzo ai grandi campioni, ai maestri del passato, è un onore essere arrivati a questo punto dopo anni di sacrifici dalla Serie C, tutto più bello, ha un sapore particolare. Detto questo, penso che la nostra identità debba sempre rimanere la stessa, quindi cercare di andare a prendere quei calciatori che hanno delle grandi motivazioni dentro e far sì che questa bellissima città rimanga in questa categoria.
Melania Gabbiadini, di una media gol straordinaria e forse il fratello ti invidia un po' una carriera costellata di trionfi. La scelta di abbracciare il calcio è nata fin da ragazzino. Tutta la famiglia giocava a calcio, quindi per me è stato naturale avvicinarmi a questo sport. Marco Civoli, colonna di Rai Sport. Federica Lodi, una colonna di Sky. Stefano Tacconi è l'unico portiere del mondo ad avere vinto delle coppe internazionali. Io ho giocato con i più grandi campioni di tutti i tempi, con una forza interiore che forse oggi tanti giovani dovrebbero scoprire. Appuntamento al 14° campionato. Facciamo una foto. Allora, come reputi questa esperienza? Soddisfatto, però volevo fare le foto anche con la Padula, Federica Lodi, Gabbiadini. Perché è scappata Federica Lodi? Ben beccato un ciccione davanti che ci ha ostruito la strada. Invece Francesco ha fatto le foto con quasi tutti i calciatori. Sì, ma non solo calciatori.